E non è questa la verità. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Siamo in diretta qui con Diario del Giorno. Dunque, solo 7 mesi a partire da domani e poi la misura bandiera del Movimento 5 Stelle sarà abrogata dal governo Meloni. Dunque, niente più reddito di cittadinanza, almeno per coloro che possono effettivamente trovare un lavoro, ma di questo e di tante altre cose poi andremo a parlare quest'oggi. E quello che avete appena visto è un sipario andato in onda ieri in un mercato romano, dove appunto avete visto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha in qualche modo incontrato, dibattuto con un signore che gli diceva è stata una misura fallimentare, nonostante io vi abbia votato, così diceva il signore, diceva avete ingenerato una categoria di bamboccioni, questo termine che ci riporta alla mente anche quanto diceva per intenderci la professoressa Fornero. Di questo andremo a parlare con Gianfranco Pasquino. Buongiorno professore, grazie di essere qui con noi, grazie anche a Gianfranco Librandi, il nostro imprenditore, grazie anche a Gianluca Spadoni, a sua volta imprenditore. Pasquino, parto da lavoro. Spadoni, fa bene invece il Movimento 5 Stelle a rivendicare, da un certo punto di vista anche comprensibile, questa misura? Il presidente Conte dice così facendo si mandano 3 milioni e mezzo di persone in uno stato di indigenza ancora peggiore rispetto a quanto effettivamente già non siano. Fanno bene effettivamente a rivendicare questa misura, secondo lei? No, non fanno bene. Non fanno bene perché se è vero che per una parte di persone è servito, è stata una mano, e parliamo di quelle persone, come diceva bene il professore prima, che devono riqualificare la propria competenza, le proprie professionalità, ha totalmente ragione per quanto tocco io con mano dalla mattina alla sera. Noi ci occupiamo soprattutto di formazione di imprenditori di brandi, cioè la norma in sé poteva anche essere sensata, ma quello che è accaduto è stato che nel modo di applicarla non sono mai partiti come dovevano partire, tutto quello che doveva fare il navigator, la formazione non è mai partita. E poi dobbiamo sempre ricordarci che il nostro paese ha una situazione davvero a macchia di leopardo, per cui se noi osserviamo questo al nord, lo osserviamo in un modo e vediamo che non ci permette di trovare personale, non ci permette di trovare persone che sul mercato creano quella capacità di inserirsi, di dare nuova forza lavoro, e mentre al sud oggettivamente per qualcuno è stato uno sforzo, è stato un supporto, ma dobbiamo ricordarci che al sud con 800, 900, 1000 euro al mese molti si sono messi in pensione. Il concetto di stato assistenzialista ha totalmente toppato. Allora Spadoni, il servizio è eloquente, 2500 euro netti, però bisogna alzarsi alle 6 del mattino e il posto rimane vacante. E allora che si fa? Allora, per collegarci all'aiuto alibi di cui abbiamo parlato prima, questo è un classico esempio di come quello che è stato fatto ha creato una cultura sbagliata. Abbiamo creato la cultura della comodità, abbiamo creato la cultura dell'aspettare, abbiamo creato un totale disincentivo rispetto a tirarsi sulle maniche e fare quello che diceva il professor Pasquino prima, per una fase della nostra vita qualcosa che non ci piace in cerca di costruire qualcosa che ci piaccia, che non è solamente una risposta immediata a un'esigenza naturale, che è quella di sostentarci, che è quella di avere un nostro posto nel mondo, ma che è un percorso educativo, formativo, per diventare poi migliori, per costruire una cultura, una mentalità. La cultura e la mentalità non si creano, non né aspettando né stando sul divano. È evidente che anche dal punto di vista dei flussi fra sud e nord, del fatto che tantissime persone oggi hanno smesso di prendere quei treni che citavamo prima, che hanno smesso di andare a lavorare in quelle pasticcerie, e questo lo possiamo assolutamente collegare con quello che è successo. Ora penso che siamo finalmente arrivati, professor Pasquino. Abbiamo tolta dalle scatole e possiamo ripartire con una cultura diversa. Chiamo Spadoni, non soltanto chi effettivamente lavora con i bambini, abbiamo sentito la testimonianza poc'anzi di Sonia, c'è anche il premier neozelandese che dice basta, non ho più energie, io mollo tutto perché effettivamente non ce la faccio più, dovevamo avere, eccolo qua, lo leggiamo insieme, si dimette da premier della Nuova Zelanda, non ho abbastanza energie, e al partner, insomma, poi dice dedichiamoci a noi. Quanto secondo lei
lo smart working ci ha condizionato e le piace questa modalità di lavoro? Cioè il lavoro si fa anche da casa o il lavoro si fa sul posto di lavoro? Ma allora, intanto qua tocco con mano costantemente questa realtà, perché solo nell'ultimo mese ho incontrato oltre 3.000 ragazzi di 20, 25, 30 anni che si stanno approcciando ad attività di imprenditoria digitale. E quindi lo vedo molto positivamente, perché questo mondo, questo nuovo modo di lavorare offre una serie di opportunità e che vanno a incontrare le esigenze di quella generazione. Dobbiamo sempre ricordarci che è la prima generazione già nativa digitale, è la prima generazione che vive con un telefono in mano, è la prima generazione che ci lavora, che crea contatti, che crea relazioni e che è disposta e che vuole lavorare in questo modo. Quindi vede meno il valore della solidità, della sicurezza, e vede di più il valore della libertà. D'altro canto, credo che sia una grande chiamata a tutti noi che facciamo magari impresa da tempo, al mercato del lavoro in generale, nel renderci conto che questa frase che sentiamo da anni, il mondo è cambiato, e insomma adesso lo stiamo toccando con mano. Dobbiamo essere disposti a accettare a cambiare anche noi, dobbiamo renderci conto che le modalità con cui si vanno a trovare risorse sono diverse, che si lavora molto di più, certo, sul coinvolgimento, che è necessario sapere costruire un posto in cui la gente voglia stare. E questo sì, senz'altro è fondamentale. Grazie, grazie mille. Purtroppo ho il tempo che stringe. Ho finito il tempo, ci vediamo ovviamente dopo la pubblicità. Fatemi ringraziare il professor Pasquino, grazie anche a Spadoni, grazie infinite anche a Gianfranco Librandi, grazie anche alla maestra Ongaro che ha partecipato e grazie anche a Lucio Martino. Ci rivediamo subito dopo la pubblicità. A tra poco.